Buon pomeriggio. Più che diciamo della questione dello spazio, mi verrebbe subito da parlare della questione del caldo, però va bene, perché lo spazio è un tendone chiuso. L'idea di questo incontro, di questo dialogo, è partita appunto dal tempo. Non si sente? Vabbè, si fallisce sempre la prima prova di intelligenza, per esempio sull'utilizzo dell'uso del microfono. E l'idea di questo, adesso va bene. L'idea di questo dialogo è nata appunto dal tema del festival di quest'anno, che è lo spazio. Il mio punto di vista, che ho studiato tanto tempo matematica, ma adesso la matematica ha smesso di frequentarmi da molto tempo, è piuttosto emotivo, nel senso che a me interessava, fin da quando ero bambina, mi è sempre interessato la geografia, per motivi altrettanto emotivi, perché quando vivi in un paese molto piccolo e c'è davanti un Atlante, quello che ti viene in mente è come puoi raggiungere le Indie, quando leggi il Mar dei Sargassi, immediatamente capire dov'è il Mar dei Sargassi, e questa è una parte ancora appunto di racconto letteraria. Man mano che vai avanti che sono andata avanti negli studi, l'interesse è passato da una semplice impressione di forma o impressione di lontananza a un tentativo altrettanto emotivo di misurare questa distanza. La misurazione di questa distanza arriva quando, per me è arrivata quando dalla fotografia dell'Atlante si è passata alla scala sotto, e ci sono c'è quella specie di righello che ti dice 0, 25, 50, 100, e tu cominci a dire che cosa significa questo, e capisci appunto che è una scala. Quindi con il tuo semplice centimetro puoi immediatamente capire quanto tempo e quanti chilometri ci vogliono per raggiungere quello che vorresti visitare. E questo è ancora una parte liceale. All'università, quando poi mi sono trovata a studiare matematica, ho capito che quelle dimensioni di scala e quelle faccende di scala derivavano da un concetto molto più ampio che è la geometria. Quindi esisteva uno spazio i cui canoni e i cui simboli potevano essere condivisi. Quindi io li capivo, perché in realtà qualcun altro li aveva fatti per me. Questi qualche altri erano appunto i cartografi. E così nasce l'interesse di un bambino che si trova messo davanti a un Atlante. Le questioni su cui mi sono interessata nel mio libro precedente e questo libro poi sono questioni di geometria ottocentesca. Cioè, questo spazio per essere rappresentato deve essere piano, come lo vediamo sulle carte, è curvo, come si fa a capire se uno spazio è curvo o uno spazio non è curvo, e perché se uno spazio è curvo può stare in forma bidimensionale sulla carta, perché noi che siamo esseri tridimensionali agiamo e ci appassioniamo a questioni che non hanno spessore, ma appunto hanno solo desiderio. Prima professor Bartacci, Claudio Bartacci, quando... Ecco, non mi chiamare professore, per favore. Lo so, ho questa tensione. Quando Claudio Bartacci diceva come cominciamo, e ovviamente abbiamo detto cominciamo dallo spazio, ha detto una cosa bellissima di cui subito gli chiedo ragione. Mi ha detto: lo spazio si inventa sempre. Noi umanamente inventiamo lo spazio, che è ancora una cosa altrettanto emotiva. Però io che sono, adesso che faccio lo scrittore, lo vedo dal punto di vista emotivo. Invece Bartacci, lei che è matematico. Diamoci del tu, a meno che tu non voglia sottolineare la distanza siderale. Che però comunque che spero che a tutti sia chiaro, no? Lei è Chiara Valerio, io sono Claudio Bartocci, perché prima ci hanno presentato in maniera indiadica, quindi... Lo spazio... Sì, mi è venuto spontaneo qualche giorno fa, pensando al tema di questa chiacchierata, cioè il tema della rappresentazione dello spazio, fare questa riflessione questa espressione, se ci pensate un secondo, rappresentazione dello spazio, sottointende che lo spazio esista e quindi poi lo si rappresenti. No, prima ci vuole lo spazio e poi bisogna dare le rappresentazioni di questo spazio. Ma che cos'è lo spazio, se ammesso e non concesso che esista? Che cos'è? Qui io vorrei subito fugare dei possibili motivi di confusione. Lo spazio di cui parliamo, di cui parleremo, di cui cercheremo di dire qualche cosa di non troppo scontato, non ha nulla a che vedere con quello che i fisici chiamano lo spazio, no? Quello che
diciamo in lingua anglosassone si dice ciò che è fuori là, outdoor. Non è questo. Lo spazio di cui parliamo non è lo spazio cosmico. Lo spazio cosmico in un certo senso esiste come esistono tutti gli oggetti della fisica, nello stesso momento, modo in cui esistono gli elettroni, le bottiglie, eccetera, eccetera. È un oggetto fisico, se vogliamo riconoscere. Ma lo spazio di cui parliamo noi non è un oggetto fisico. È un'idea filosofica. Ora, io vorrei cercare di rovesciare, in un certo senso, l'idea comune, appunto, che lo spazio si rappresenti, dicendo che lo spazio si inventa. E rivendico alla categoria, peraltro assai minoritaria e diciamo sprovvista di qualunque influenza nelle cose che interessano di più, cioè i soldi, cioè la categoria dei matematici, questa prerogativa, cioè la prerogativa di inventare spazi possibili, mondi geometrici possibili, nello stesso momento in cui si inventa uno spazio, ecco che si dà significato ad una parola. Allora, qui dobbiamo, secondo me, toccare subito un tema caldo, poi parleremo anche di cartografia, in un certo senso, ci arriveremo però. Subito un punto, un'obiezione possibile, cioè dire, ma com'è possibile questo? Perché noi poi, questi spazi che io adesso vi sto, diciamo, cercando di convincervi che siano immaginari, uno dice, ma io a un certo punto uso Google Maps, riesco ad andare, forse, diciamo, da Sarzana a Pisa, no? Posso dirigere, per esempio, posso dire, una freccia, diciamo, col permesso di Zenone, ovviamente, da qui a lì. Cioè, posso usare questo spazio, cioè gli spazi che io dico essere inventati, in un certo senso, sono, aperte virgolette, obbligatorie, utili per qualche cosa. Io rispondo sempre a questa obiezione facendo l'esempio del linguaggio, adesso ti ripasso la palla, cioè anche le parole sono inventate, la parola cane, la parola bicchiere, sono delle parole inventate, anche la concatenazione delle parole, cioè la sintassi è un'invenzione, su questo penso che siamo tutti d'accordo, ciò non toglie che anche il linguaggio possa avere una sua utilità, no? Anzi, spesso e volentieri uno fa prima, invece di usare Google Maps, a chiedere informazioni a qualcuno. Come faccio? Quello ti dice, vai sempre dritto, a sinistra, diciamo, qui è uso di parole, non c'è una rappresentazione dello spazio. Ma ti ridò la palla, diciamo, su questa domanda. Qual è la funzione primaria del linguaggio? Cioè, è la sua funzione utilitaristica, per così dire, oppure la funzione, usiamo questa parola ingombrante, poetica. Una volta che possiamo rispondere in un senso a questa domanda, secondo me, ecco che nello stesso senso dovremo rispondere all'analoga domanda riguardante le invenzioni della matematica, cioè qual è la funzione primaria? È quella di essere utile, oppure la funzione primaria della geometria e della matematica è quella poetica? Diciamo che io non ho mai, penso sempre riguardo la letteratura, e quindi per me la massima, anzi la prosa esattamente, la massima espressione per me di quello, diciamo, che è il linguaggio umano, non mi vengono mai in mente grandi scrittori che siano solo scrittori metaforici. Cioè c'è sempre una specie di connessione molto forte tra la dimensione poetica del linguaggio e la dimensione, diciamo, utile del linguaggio, che è una dimensione ancora di passaggio. Cioè uno utilizza, giustamente Bartocci diceva, che cos'è l'esistenza di uno spazio, in qualche modo parliamo dello spazio ammesso che esista, parliamo del linguaggio ammesso che esista. Io penso che il linguaggio, così come i simboli matematici, abbia una fortissima parte di convenzione, quindi sia, è una convenzione per comunicare. Come dice Porzia nel Mercante di Venezia, nulla esiste se non in relazione. Quello che mette in relazione gli esseri umani sono esattamente le parole, il significato condiviso delle parole. Quindi se dovessi dare una sola risposta tra poetico e utilitaristico, io direi, diciamo, per quanto utilitaristico è un aggettivo che non mi piace tanto,
però di fine, io direi che le parole hanno il principale, diciamo, la principale caratteristica, il principale garbo, la principale grazia, la principale poeticità nella loro funzione. Quindi le parole fanno sì che si comunichi. C'è una bellissima descrizione in questo libro che si chiama Storia di Parlame Yosaf, che è la storia del Buddha bizantino, che è una storia riscritta, diciamo, antichissima, riscritta nel X secolo bizantino. Quando a un certo punto si Sipiero Onkei, che prefà questa storia di Barlame Yosaf, deve descrivere il X secolo bizantino, scrive che era una specie di incrocio incomprensibile di lingua, di prosodia e metrica, e quello che ci voleva per sciogliere, diciamo, per ritrovare la realtà in mezzo a questo incrocio di cose, erano appunto i traduttori, appunto quelli che conoscevano il significato condiviso delle parole in campi diversi o in lingue diverse. Quindi esattamente i simboli matematici, quelli che descrivono lo spazio, e le parole, quelle che descrivono lo spazio emotivo o interiore, sempre come utilitaristico, non hanno una bella parola, servono esattamente a questo. Quindi noi facciamo altro che crescere studiando, componendo la nostra personale tavola a chiodi. Quindi sapete quando da bambini ci sono quei giocattoli dove ci sono le tavole piene di chiodini e uno ci passa i fili in mezzo e ci fa i disegni? Ecco, quei chiodini più sono condivisi, più ne sappiamo, meglio è, perché così possiamo capire i rigori che fanno gli altri. Capire i rigori che fanno gli altri significa non solo raggiungere gli altri, ma significa anche, diciamo, capire gli altri con l'unica diciamo, forma umana di perdono, che è la conoscenza, quindi di comprensione degli altri. Quindi se dovessi dare una risposta a questo, direi che nessun grande scrittore è uno scrittore semplicemente per metafora, e che nessun, diciamo, utilizzo realmente utilitaristico, per usare il termine tuo, delle parole non è poetico. Io penso che questo sia così, cioè le parole sono esseri, diciamo, sono, sì, per me sono esseri aggregati, quindi dove si portano dentro una specie di parte di ragione e di parte di sentimento, con una cosa che è molto matematica, e l'ho capita grazie alla matematica, che non c'è una differenza tra ragione e sentimento, c'è una differenza di ordine di grandezza, dipende da che punto di vista guardi le cose, e anche questa è una cosa molto geometrica, anche questa è una cosa che ha a che fare con lo spazio e con le carte. Le cose sono ragionevoli o sono emotive a seconda della distanza e del posto in cui, di come le stai guardando, e questo, diciamo, è quello che a me ha dato, diciamo, la matematica rispetto a leggere il mondo. Bene, questo si potrebbe dire, secondo me, anche dei... No, però prima di passarti la parola volevo notare una cosa che ha detto Bartocci, che parlava dell'esistenza, perché poi i matematici sono questo. Quando ha detto, non sono le cose della fisica che esistono, come un elettrone o come una bottiglia. Quindi lei crede anche a cose che non vede, Bartocci? Certo, certamente. Ok, adesso non vedo nessuna ragione plausibile, diciamo, per credere all'esistenza delle bottiglie senza credere all'esistenza degli elettroni. Diciamo. Adesso che abbiamo definito esistenza, cioè, secondo Bartocci, possiamo proseguire, certo, sull'esistenza. L'esistenza è sempre un'esistenza ipotetica, congetturale, diciamo. Non c'è sicuramente nessun motivo per credere, diciamo, al bosone di Higgs, diciamo, più o meno di quanto non si creda all'esistenza di questo orologio, nel senso che esiste una concatenazione di teorie fisiche che si possono accettare oppure no, ma certamente non si possono accettare solo in parte, questo sarebbe irrazionale da un certo punto di vista. Se uno vuole comprare, deve comprare tutto il pacchetto, non solo una parte, insomma. Questa è una responsabilità che pesa su tutti voi, da un certo punto di vista. E, facciamo, se mi posso aprire una piccola parentesi un po' più didattica, no? Anche perché siamo partiti così un po' in quarta, diciamo così, e parliamo un attimo di carte geografiche. Tanto per, quindi io non sono un cartografo, cerchiamo di fare una piccola, in 5 minuti, una piccola storia della rappresentazione cartografica. Allora, per me è una cosa straordinaria, prima di tutto, che, se ci pensate bene, l'idea che il mondo che ci circonda, adesso stiamo parlando dello spazio geografico, cioè il mondo che ci circonda, che sta intorno a noi, beh, questa è un'idea straordinaria, il fatto che si pensi, ci si illuda di poterlo misurare, come tu dicevi prima, su un mappamondo e rappresentare. Per quale motivo? Beh, perché il mondo che ci circonda è un mondo vario e mutevole. Passano le nuvole, cambiano le costellazioni, il vento incurva le spighe di grano, ci sono le onde,
cambia la temperatura, ci sono tantissime variabili che appunto che hanno, assumono valori diversi in diversi momenti della giornata, però si cristallizza qualcosa che uno dice faccio una carta geografica. In realtà le carte geografiche sono molto antiche, le rappresentazioni, come si sa, come ci ha insegnato Chatwin in un bellissimo libro che si intitola La Via dei Campi, ma non voglio partire da lì. I greci sicuramente avevano delle carte geografiche di qualche tipo, che avevano anche un posto di rilievo ad Atene, ma le prime rappresentazioni in realtà non erano rappresentazioni cartografiche della terra, bensì del globum. Questo è interessante. L'occhio greco è soprattutto un occhio astronomico più che un occhio geografico. Tanto è vero che la geometria che si usava per fare queste rappresentazioni, adesso uso in maniera ingenua il termine, non era la geometria di Euclide, che è una geometria piatta, ma un'altra geometria che è altrettanto greca, ma per qualche motivo rimane un po' sullo sfondo quando pensiamo al sapere dei greci, cioè quella che si chiama la trigonometria sferica. C'era proprio un capitolo della matematica greca che si riferiva allo studio delle proprietà della sfera, che sono da un certo punto di vista molto più interessanti di quelle del piano. Ma la più antica forse carta geografica in senso proprio che ci sia rimasta è copia di una carta romana del IV secolo. Si chiama la Tabula Poitingeriana, Poitinga prende il nome da questo signore, è conservata a Vienna e non ha niente a che vedere apparentemente con le carte geografiche di oggi. Cioè una lunga striscia non di carta insomma, ma di quello che è, non so esattamente che materiale sia in questo momento, perché è lunga circa 7 metri e rappresenta gran parte dell'impero romano. Come lo rappresenta? Beh, lo rappresenta attraverso le strade, quindi ci sono le distanze non espresse in chilometri o miglia, ma attraverso le ore che ci si mettono, quanto tempo, quante giornate di viaggio, ci sono le stazioni di posta. È una rappresentazione efficiente dello spazio, perché effettivamente permette di andare da Roma a Postumia e da Postumia diciamo fino sulle rive del Mar Nero, ma se guardiamo questa striscia di carta, beh, non ci sembra nemmeno una carta geografica da un certo punto di vista. Se in questa, adesso vado molto veloce, no? In questa carrellata secondo me la seconda tappa sono quelle che sono le mappe invece medievali, che nuovamente non danno un'immagine del mondo se non attraverso una foresta di simboli. Danno un'immagine del mondo così come dà un'immagine del mondo la Divina Commedia per esempio, o il Dittamondo di Fausto degli Uberti, per citare qualcosa di meno noto. Il prototipo di queste mappe medievali, si chiamano mappamundi normalmente, è una mappa del 1300 che si chiama la mappa di Hereford. Se la guardate è una specie di grande ellisse, al centro c'è Gerusalemme e poi c'è tutta una selva di strani simboli, di strani esseri eccetera eccetera. Apparentemente non serve a niente, nel senso che non potete usarla per viaggiare, per andare da Gerusalemme per esempio a Civitavecchia, ma in realtà conteneva moltissime informazioni, era una summa vera e propria, così come era l'epoca delle summe, summa teologica, oppure le summe, abbiamo già citato la Divina Commedia, insomma anche la Roman de la Rose è in un certo senso una summa, un mappamondi è una summa di conoscenze. Con il Rinascimento, di nuovo si centra, adesso non voglio fare la lezioncina, ma l'occhio diventa veramente geografico, scoperte geografiche nel senso l'America, necessità di viaggiare, e a questo punto i naviganti si muovono su una superficie che è veramente curva, che è quella del mare, e hanno bisogno di rotte sicure, quindi si disegnano le prime carte basate su proiezioni più o meno matematiche. Attenzione che il processo ovviamente è lento, perché da una parte ci sono questi nuovi geografi come Mercator che cercano di ritrovare negli antichi quella sapienza che permetta per esempio di proiettare, no? Il problema
e dare un'immagine, per esempio, di una sfera, di una porzione della sfera, per esempio illuminandola, cioè guardandola da un certo punto posto più o meno lontano sulla sfera. Insomma, ci sono delle tecniche geometriche. Dall'altra permangono quelle idee ancora medievali di cui c'ero prima. C'è una mappa bellissima, noi abbiamo deciso di non far vedere niente perché sennò voi vi distraete oppure non vi annoiate abbastanza. C'è una mappa bellissima disegnata da un francese che si chiama Laurence Finet, in cui c'è un mappamondo, cioè adesso mappamondo nel senso moderno, cioè un planisfero, per essere precisi, scusate, cioè un planisfero a forma di cuore, una delle proiezioni più complicate che si possano dare. Che attenzione, un planisfero a forma di cuore, una proiezione cordiforme all'interno di una testa che rappresenta la testa di un giullare, e quindi c'è una moralizzazione, diciamo, adesso, della carta geografica. Ancora siamo in pieno 500. Poi la cosa, adesso stringo. Nel 700 e poi nell'Ottocento la rappresentazione cartografica, citerò solo due grandi nomi, uno è Leonhard Euler, e Eulero in matematica, metà del 700, l'altro è Carl Friedrich Gauss, prima metà dell'Ottocento, che usano gli strumenti della nuova matematica, quando dico nuova matematica interno post-Newton, come alleati della cartografia. E quello che secondo me è veramente interessante è questa osservazione, che le nuove geometrie, cioè le geometrie cosiddette non euclidee, nascono di fatto dalla cartografia. Questo è Gauss. Quindi nello stesso momento in cui nasce la geografia come opposta alla cartografia, la geografia moderna, penso per esempio ad un conterraneo e contemporaneo di Gauss che è Alexander von Humboldt, diciamo, questo grande non solo viaggiatore ma geografo che ci ha insegnato a guardare a quello che è l'ambiente non soltanto cartografico, per così dire, che ci circonda, ma geografico. Questa grande opera che è Cosmos, è un'opera appunto della prima metà dell'Ottocento. Bisogna secondo me integrare da una parte le scienze umane, dall'altra le scienze matematiche, ed entrambe prendono linfa, per così dire, dalla cartografia. E con le geometrie non euclidee diventa chiaro che lo spazio si inventa. Diventa anche chiaro quello che diceva prima Chiara Valerio, cioè che non sia possibile rappresentare fedelmente una superficie curva su una superficie piana. Qui mi fermo per dare però questo avverbio che ho usato adesso, cioè fedelmente, è quello di cui poi vorrò riparlare. Cosa vuol dire che una carta sia fedele, una rappresentazione fedele o un'invenzione? Io sono d'accordo che ci sia sempre uno scambio, una comunicazione, un mettere insieme, io però ci metterei un altro elemento anche che è importante, cioè quello dell'entusiasmo. Come diceva Novale, senza entusiasmo niente matematica. E forse senza entusiasmo non faremo niente, diciamo. Quindi ritorniamo poi sulla fedeltà. E la domanda a cui vorrò rispondere è: ma la tavola di Poitinger, poitingeriana, è più o meno fedele di Google Maps? Prendo la scala Pioli che Bartocci ha costruito facendo questo rapido e preciso discorso sulle carte geografiche, sulle mappe, anzi, per dire due cose. Vi ricordate adesso questa immagine che ci ha dato della carta geografica con Gerusalemme al centro? Ecco, questa è una cosa che a me mi fa molta simpatia subito, perché è chiaro che uno quando fa una rappresentazione, comunque noi stiamo in qualsiasi senso, anche lato in cui uno stia utilizzando questo termine rappresentazione, uno mette ovviamente al centro una cosa che desidera, cioè uno sta dando un'interpretazione di una cosa, perciò diciamo la fedeltà di cui poi parlerà Bartocci non può prescindere né
né dall'entusiasmo né dal desiderio che uno ha di rappresentare una cosa e di vederla esattamente come vuole lui, perché è sempre questa cosa qui. Le carte geografiche sono fino a un certo punto l'estroflessione del fatto che noi non vediamo le cose come sono, noi le vediamo sempre come siamo noi. E questa specie di principio di autismo, la matematica a che cosa serve? Nel senso di avere simboli condivisi dove quello che sei tu, quello che vedi tu, insomma, lo vedono anche, permettere di vedere quello che vedi tu come lo vedi tu anche ad altre persone. L'altra cosa interessante della mappa di Peutinger è che le distanze sono date in giorni di cammino, quindi in realtà lo spazio e il tempo nascono necessariamente correlati, nascono insieme, sono la stessa cosa, sono ancora una volta un'unità di misura. L'altra ancora, la rappresentazione quasi grottesca del mondo rappresentato in forma di cuore dentro una testa di un giullare, è ancora, diciamo, il fatto, dice che uno sta cercando di rappresentare ancora quello che desidera. E in fondo questa cosa su quello che si desidera è una questione, una dimensione abbastanza tecnica quando uno pensa, diciamo, alla proiezione di Mercatore. Proiezione di Mercatore che è stata, diciamo, passata alle grandi masse di lettori, e a me è arrivata così quando alla fine degli anni 80 Michael Crichton scrive Congo, da cui era stato tratto un famosissimo film, non so se l'avete visto, è quello con i gorilla, cioè questa geniale matematica che lavora per la NASA, dove a un certo punto devono andare in Congo appunto perché c'è la più grande miniera di diamanti, e questa miniera di diamanti non è solo proprio piena di tanti diamanti, ma è proprio un diamante intero dove la gente ci va dentro, e soltanto questa miniera di diamanti, siccome il romanzo di Michael Crichton, ovviamente è ben guardata da gorilla che ovviamente sgozzano una parte della delegazione americana. Però come comincia Congo? Congo dice: solo un pregiudizio e un'errata lettura della carta di Mercatore può farci diciamo malintendere la grandezza del continente africano. Adesso la carta di Mercatore fa questo: voi pensate di avere una pallina da tennis, di metterci intorno un foglio di carta argentata e di cercare di spalmare, di aprire la pallina da tennis o l'arancia sulla carta argentata, quindi una proiezione che da una sfera passa a un cilindro. Che cosa succede? Che le parti, i paesi che sono esattamente sulla linea equatoriale sono più o meno alla stessa grandezza di come li vedete sulla sfera. Man mano che i paesi si allontanano dalla linea dell'equatore, quelli si allargano, quindi oggettivamente uno ha delle proporzioni diverse delle cose. Perché? Perché dipende dalla proiezione. Adesso, così come la proiezione di Mercatore, esattamente così funziona il desiderio: uno vede più vicine e più esatte le cose che vuole, e le altre le vede sbagliate, più grandi o più piccole. E questa è l'altra grandissima connessione, diciamo, che c'è tra un principio di proiezione geometrico e un principio di proiezione emotiva, o almeno è così, diciamo, che io me lo sono sempre raccontato. L'altra cosa che mi veniva in mente in questo tuo excursus è che l'anno scorso a Palermo ero andata a vedere le carceri dell'Inquisizione, e in queste carceri dell'Inquisizione ci sono delle stanzucce con un buiolo e con, diciamo, una piccola porticina di entrata dove rimaneva l'inquisitore, e le persone dentro invece stavano lì a languire sostanzialmente nella loro punizione. Rispetto, diciamo, al punto di vista dell'inquisitore, tutte le mura sono disegnate. Rispetto al punto di vista dell'inquisitore ci sono delle cose che l'inquisitore non può vedere dal suo punto di vista, quindi quello che vede l'inquisitore è quello che il detenuto vuole fargli vedere. L'altra cosa è che in due di queste celle ci sono delle carte geografiche della Sicilia, ma sono successive, nel senso che ogni persona che andava lì disegnava la mappa e gli altri ci aggiungevano le città dove loro venivano, forse dove volevano andare. Uno ci aggiungeva qualcosa, diciamo, per cercare di contornare e di perimetrare, diciamo, l'orrore e il disagio, perché a questo serve la matematica, a questo serve il linguaggio, diciamo, a dire e a misurare le cose perché le cose non facciano paura. E questo è l'altro grande principio che avvicina, diciamo, la cartografia al fatto al sentimento umano, diciamo, di catalogazione degli affetti, perché serve, diciamo, a misurare la distanza. Mi sono appassionata negli ultimi mesi al lavoro di questa pittrice contemporanea che si chiama Julie Polidoro, che fa sostanzialmente mappe del tempo e mappe dello spazio. Perché mi sono appassionata a questa pittrice? Perché fa mappamondi o fa planisferi. Ma come fa? Si mette e disegna una posizione del mondo, dopodiché gira e disegna sempre sulla stessa tela l'altra posizione, quindi i paesi uno li vede tutti quanti in prospettiva.
Quindi che cosa fa? Il pittore, che dovrebbe essere quello che ha il punto di vista, sta fermo, ma il mondo gli gira intorno, che è esattamente quello che succede a noi. E quindi che cosa fa? Questo principio, diciamo, di mercatore, che slarga e che rimpicciolisce o ingrandisce i paesi che vediamo, viene annullato dal fatto che quella gira il mappamondo. E questa è una cosa molto bella, molto contemporanea. Quello che io trovo molto contemporaneo nel pittore Giulio Polidori, nella sua versione di mappe, è esattamente questo, cioè il fatto che noi siamo in movimento. Siamo in movimento e possiamo essere in grado, arrivati a questo punto della nostra storia di specie, di poterci mettere nei panni degli altri. E questa sarebbe una forma di cartografia che a me adesso interessa, cioè una cartografia che non pensi l'uomo al centro, Gerusalemme al centro o il cuore nella testa di un giullare, ma serve esattamente a questo, a metterci nei panni degli altri. Allora, riprendo proprio questa volta, mi hai lanciato in una direzione e io continuo in questa direzione. Allora, prima di tutto dovrebbe essere chiaro che, indipendentemente dalle speculazioni iniziali sul fatto che lo spazio esista o meno, per quale possiamo essere tutti, cioè, d'accordo te, oppure secondo no. Secondo te esiste? No. Una carta geografica, adesso invece parliamo di oggetti al quale riconosciamo un'esistenza, una carta geografica in un certo senso mente sempre. C'è un libro molto bello di un geografo americano, si chiama Monnier, How to Lie with Maps, come mentire con le mappe, no? Perché ci fa, diciamo, inconsciamente ci presenta una certa immagine del mondo. Adesso Gerusalemme non sarà più al centro, ma per esempio il nord sta in alto, il sud sta in basso, anche questo ha un significato geopolitico. Negli anni 80 sono state costruite per esempio delle carte geopoliticamente corrette con il sud in alto oppure centrate su altri punti, per esempio non su altri cerchi massimi, non quello dell'equatore, in modo che l'effetto di, diciamo, di questo effetto di deformazione, di diminuzione non riguardasse soltanto le regioni equatoriali, ma per esempio la Groenlandia, che sui planisferi è sempre esageratamente grande, o l'Australia che sembra enorme, o la Nuova Zelanda. Cioè una carta, come dicevo prima, se pensiamo anche all'excursus che ho fatto molto rapidamente, è una costruzione culturale, anche una carta geografica. Quindi con questa si può mentire, si possono usare i colori, si possono fare tanti anche accorgimenti che non sempre, attenzione, sono ingenui. Ci sono state delle guerre che si sono scatenate per un confine, per una linea su una carta geografica, per un colore, adesso esagero, ma si può benissimo immaginare che sia così. Non solo si rappresenta lo spazio geografico, si rappresenta il cosmo, si rappresenta anche il tempo, per esempio. Ci sono delle mappe del tempo, c'è un bellissimo libro di cui il coautore era Grafton, Cartografia del tempo, in cui si fa vedere che anche rispetto a quelle che sono delle successioni temporali, per esempio, si possono dare delle cartografie che sono soggette alle stesse osservazioni che si fanno per le mappe. Adesso, quando noi usiamo, volevo ritornare alla questione, no? Quindi è illusorio pensare che una mappa sia, in un certo senso, fedele. Beh, prima di tutto ci sono delle cose ovvie che noi ci dimentichiamo, da un certo punto di vista, cioè, anche su un mappamondo, il più preciso del mondo, scusatemi il gioco di parole, ma cioè, il mare, l'oceano non è bagnato, per esempio, no? Oppure è piatto, nel senso che non ci sono le montagne, quindi è tutto ovviamente un gioco, una convenzione, riconosciamo il blu, insomma, ma probabilmente se venissimo da una cultura completamente diversa, se parlassimo un linguaggio diverso, ecco che non ci capiremo nulla, diremo ma cos'è questa cosa? Non so. Forse non sapremo nemmeno, diciamo, nemmeno riconoscere che è una sfera, diciamo, perché anche le sfere, diciamo, sono in un certo senso una nostra, è un'invenzione matematica quella della sfera, non ci sono le sfere nel mondo che ci circondano. Adesso uno potrebbe però dire, tutti voi avete probabilmente uno smartphone nella vostra tasca e dice ah, ma io ho Google Map mi dice dove sono, come fare. Ma è vero questo, in un certo senso?
Beh, sicuramente funziona in parte, diciamo, per andare da qui. Anch'io stamattina mi sono smarrito con la macchina venendo da Pisa e ho usato per ritrovare il mio albergo, ma questo si usava anche sulla tavola pitagoriana, si usava così, no? È uno strumento che sappiamo usare bene, questo sicuramente, ma io non vedo, diciamo, non vedo una reale differenza qualitativa fra la mappa di la tavola di Poetinger e Google Maps. Sono due cose diverse, chiaramente, ma non ha, come sare, ha tanto poco senso dire quale delle due è il migliore quanto, diciamo, confrontare, che ne so, le pitture rupestri con Piero della Francesca. Cosa, diciamo, sono degli strumenti. Uno si può dire che forse Google Maps è più potente. Sì, è più potente se c'è campo, per esempio, cioè anche lì bisognerebbe fare delle distinzioni, perché già se sono sull'Everest, se il telefonino non piglia, non ci faccio niente, diciamo così. Poi soprattutto, secondo me, quello che è interessante, qui voglio ritornare alla tua, come dire, geografia del desiderio. Beh, Google Maps, secondo me, da un certo punto di vista è nocivo. Beh, scherzo, ovviamente, non voglio nemmeno essere querelato se ci sono. Poi finisce che spendo tutti i miei soldi di avvocato. È nocivo proprio per la questione della geolocalizzazione, perché con Google Maps tu sei al centro, no? Ti dice, ecco, sei qui. Non so se avete mai riflettuto su questa questione. Prima di tutto sono delle coordinate riferite, diciamo, alla superficie terrestre, e questo già è un po' pochino dal punto di vista dell'immaginazione. Sarebbe bello cambiare riferimento, dire dove sono rispetto, che ne so, alla Luna, rispetto a Marte, rispetto ad Andromeda, eh? Cioè voglio geolocalizzare, perché devo geolocalizzarmi? Non voglio geolocalizzarmi, voglio localizzarmi rispetto al sistema di Giove, oppure rispetto ad un altro sistema, un sistema in movimento. C'è una specie di appiattimento che tutti noi in un certo senso subiamo, come spesso succede con queste, quando la tecnologia è troppo potente. Da questo punto di vista, la matematica, scusate se io sono partigiano della mia disciplina, ma la faccio con entusiasmo proprio per questo, la matematica e anche la letteratura sono degli esercizi, per così dire, degli esercizi spirituali, uso questa parola in un'accezione molto ampia che non comprende soltanto Ignazio di Loyola, ma comprende la filosofia antica, no? Ado ci ha spiegato che la filosofia antica era anche, diciamo, compagna, cugina degli esercizi spirituali. La matematica è anche un esercizio spirituale, perché io posso, diciamo, prendere le coordinate di Google e trasformarle in una infinità di sistemi di coordinate diversi. Questa capacità di cambiare sistemi di coordinate, di cambiare la propria localizzazione, è un tema che affascina non solo i matematici, ma per esempio i letterati. Ne ha parlato Gadda nella meditazione milanese sulle infinita possibilità di rappresentare la realtà mutevole che ci circonda, quella che lui chiamava la catena delle cause e degli effetti, che non a caso definiva l'ipotiposi della catena degli effetti e delle cause, proprio per negare che ci fosse una catena definita, ma siamo noi che la ricostruiamo. Quindi la matematica è un potente strumento, uso questa parola che non mi piace ma che mi è venuta adesso sulle labbra, di decostruzione, nel senso, la uso proprio in un senso meccanico, come tu prima parlavi del gioco di Chiodino, parlo dell'ego. Bisogna smontare in un certo senso il nostro cellulare e ricostruirlo in una potenziale infinità di modi diversi. Io che appunto ho una visione abbastanza funzionalistica delle cose, in effetti forse se qualcuno viene da un altro universo non sa, non chiama sfera la sfera, però per esempio sa che rimbalza. Cioè l'idea è che le cose devono essere, cioè, per esempio sono due tipi di dizionari in italiano, c'è il dizionario quello normale e poi c'è il dizionario analogico. Non so se avete mai avuto la fortuna di non avere davanti un dizionario analogico, perché se non l'avete mai fatto ora potete andare a casa e cercare il dizionario analogico, c'è tutto quanto in rete, si scarica dagli archivi dell'Università di Chicago. Il dizionario analogico è fatto così, vi dice tavolo, però non dà la definizione di tavolo, dice gambe, dice bottiglia, dice sedie,
da tutta, diciamo, la descrizione di quello a cui serve il tavolo e tutti i concetti correlati al tavolo. Ecco, questa è una cosa che la matematica fa sempre. Diciamo, la matematica è analogica di per sé, nel senso, non è solo un simbolo. I simboli possono cambiare nomi, però un simbolo in una certa posizione, seguito o, diciamo, preceduto da altri simboli, significa di solito poche cose o una sola cosa. E questo a me è sempre interessato e mi è sempre sembrato una grande forma di attenzione nei confronti del mondo, perché le cose, e non solo nei confronti del mondo, c'ha sempre a che fare con la relazione, perché le cose in matematica non vengono mai da sole, come nella vita le cose non vengono mai da sole. Se il tentativo dell'intelligenza e della matematica, come diceva Bartocci, lo strumento, l'utilizzo della matematica è separare le cose, è successivo all'esistenza delle cose, le cose vengono tutte insieme. E questo, diciamo, succede sia nei dizionari analogici sia nei sia nei concetti matematici. Nessuno mai, niente viene mai da solo. Sulla connessione molto forte, diciamo evidentemente più forte anche rispetto al tema di cui stiamo parlando, di letteratura e matematica, c'è sicuramente, diciamo, il romanzo Flatlandia, che è la storia assolutamente che c'ha a che fare con l'intuizione che io sostengo di Bartocci, che lo spazio si inventa sempre, perché appunto le rappresentazioni non sono mai fedeli. Cioè, dato il fatto, stante il fatto che nessuna rappresentazione è fedele per limiti fisici, c'è sempre un'intenzionalità o un desiderio o una mancanza di fedeltà nella rappresentazione. A un certo punto, mentre il problema vero, lo spettro che si aggira per l'Europa è, come si fa a capire, stando su una superficie è curva o no? Cioè, come fai a capire se stai camminando su una sfera che stai su una sfera e non stai su un piano? Cioè, come fai? Adesso mi rendo conto che questo potrebbe sembrare un discorso da cembalisti, però invece è un problema capire in che spazio, è un'esigenza capire in che spazio ci si trova. Quando Riemann, Gauss cercano di capire come definire la curvatura a partire dal fatto, da questioni locali, cioè a partire dal fatto che ci stai, quello che in realtà spiega che noi non ce ne possiamo accorgere, che per accorgercene ci dobbiamo immaginare, è uno scrittore, un grammatico. E questo c'ha ancora a che fare col fatto che la matematica è una precisa grammatica del mondo, più esatta della grammatica con la quale parliamo in lingua corrente. Ed è Edwin Abbott-Abbott, perché lui scrive Flatlandia e racconta la storia di un quadrato che vive su un mondo piatto e che ha un occhio d'angolo e che, siccome la specie prosegue sempre, ha dei nipoti pentagonali, oppure cioè, poi, e ogni volta, diciamo, e man mano che si cresce nella classe sociale, uno aumenta i lati. Questo ci fa pensare, diciamo, che una specie di teleologia, il Padre Eterno sarà rappresentato appunto da una sfera, e chi viene, diciamo, a dire al quadrato che lui sta su un mondo piatto ed è un mondo piatto, ma che esistono altri mondi, arriva una sfera, arriva un essere tridimensionale in un mondo bidimensionale, come si oggi a noi, ed è difficile immaginare. I matematici lo dicevano: se arrivasse un oggetto quadridimensionale, come facciamo a vederlo? E qui da Kant in poi, perché se arrivasse è qui, cioè è siamo qui. Qua tutti viviamo in un mondo almeno quadridimensionale. Se arrivasse, è sempre quella roba lì che da Kant in poi risponde così, cioè uno deve capire quello che non riesce a immaginare, esattamente questo. Perciò lo spazio si inventa, come diceva Claudio Bartocci, perché noi abbiamo la capacità di capire quello che non riusciamo a immaginare. Adesso possiamo però spiegare cosa si intende, secondo me, perché io ho buttato lì la cosa all'inizio, no? E tu mi hai aiutato adesso con questa cosa del dizionario analogico, no? Quindi immaginiamo, ripeto, insomma, semplicemente, no? Quindi il senso non è dato prima, ma nasce da una rete di relazioni. E la matematica è esattamente questo, è una rete di analogie, anzi, per essere precisi, è una rete di analogie fra analogie. Ed è costruendo questa rete che si inventano gli oggetti matematici. Quindi gli oggetti matematici non si inventano, uno si siede e dice la sfera è questa, lo spazio è questo, ma perché in un certo senso pazientemente, ma in maniera del tutto tanto arbitraria quanto rigorosa, e qui sto implicitamente citando un poeta, cioè Paul Valéry, in maniera tanto arbitraria quanto rigorosa si tesse, si ordisce questa rete di analogie fra le analogie, ed è da qui in un certo senso che emergono le invenzioni. Quindi il mondo, diciamo, di Flatlandia non è che tra l'altro, diciamo, forse poi Abbott copiava da un altro che si chiamava Charles Hinton, che a sua volta probabilmente copiava da un matematico. Charles Hinton, no, primo è stato Hinton, poi dopo Abbott. E
Si può sbagliare, davanti c'è Pier Giorgio Di Freddi, Marco Belpoliti e Bruno Arpaia, no, sì. La prima stronzata che uno dice stang, esatto. Molto, no, ci sono le date, almeno nella cronologia ci sono le date. Viene prima, quindi. Ma probabilmente tutte e due, diciamo, l'origine è probabilmente un'immagine di uno strano personaggio che era un po' fisico, un po' fisiologo, un po' matematico, che era Helmholtz, che è il primo a descrivere questi esseri bidimensionali che si muovono sulla superficie, sulla superficie, diciamo, che poi diventano un po' più in maniera un po' più disgustosa in un matematico inglese, dei vermi piatti, che è una cosa, un'immagine terribile. E quindi dicevo, se pensiamo, adesso qui mi viene in mente la conversazione di Tonelli ieri sera, questa immagine dell'universo, adesso ritorniamo, no? Dicevo, lo spazio non è lo spazio, però nemmeno lo spazio dei fici, cioè lì c'è una specie di sovrapposizione, no? Tra lo spazio nel senso dello spazio cosmico e quello che invece è lo spazio della fisica, cioè l'arena, il palcoscenico dove si sviluppano le teorie fisiche, che sono in gran parte in realtà delle complicatissime messe in scena matematiche, no? Cioè quando leggiamo delle particelle eccetera eccetera, queste non vivono in uno spazio che è, diciamo, a tre dimensioni, ma ne ha almeno quattro, e se crediamo alla teoria delle stringhe di più, probabilmente di più di queste. Cosa siano queste dimensioni? Beh, anche qui dobbiamo allargare in un certo senso la nostra fantasia. Così quando pensiamo a qualcosa che vola, non ci sono solo gli uccelli e le farfalle, ma ci sono anche gli aeroplani, no? Allarghiamo il senso della parola. Cos'è una dimensione? Non è sicuramente quello che è legato all'esperienza, diciamo, di spostare un bicchiere o un oggetto, diciamo, nelle tre dimensioni possibili, ma o anche nel tempo, ma è qualcosa di diverso, che ha a che fare con altre potenzialità, con le potenzialità appunto di questi componenti infinitesimi della materia, di nuovo materia in senso lato. E di nuovo io credo che da questo punto di vista la geometria sia, se ci pensate, nella cultura occidentale uno dei fili rossi che si riconoscono meglio da Platone fino ad oggi, è una disciplina che non ha esaurito il proprio potere di anche di meravigliarci, di farci riflettere, non per parlare di me stesso, ma mi viene in mente, io adesso andrò ad una conferenza di filosofi a Marsiglia ad ottobre, e filosofi della matematica, e parlerò, indovinate un po' di che cosa, di punti. Il titolo della mia conferenza sarà Punti. Adesso tutti potrebbero ridere di cosa c'è da dire sui punti, ma io credo come matematico che non si sia, per esempio, capito bene che cos'è un punto, così come io non so che cosa sia uno spazio, dico che credo che esista, ma sicuramente non... Ma il punto esiste? Però Bartocci non esiste niente, scusi. No, ma poi ne esistono tanti di punti, non ce n'è uno solo, sono diversi, c'è una... Però io penso adesso, scusa. Lei è di un nichilismo, le do del lei, perché lei è di un nichilismo assoluto. È venuto qui. Prima ci ha fatto credere che esistessero gli elettroni e le bottiglie. Poi ogni volta che uno le fa la domanda specifica su un'entità di qualsiasi natura, visibile o invisibile, dice che non esiste. Dovresti chiedere se esisto io. Io direi forse.